freccia a canestro, come Manu Ginobili, sì. Come Ginobili, come Ginobili. Vengo dal sud profondo, come Manu Ginobili. Contro gli Stati Uniti, come Manu Ginobili. Tra vecchia e nuova scuola, come Manu Ginobili, sì. Come Ginobili, come Ginobili. Benvenuti con il nostro appuntamento del giovedì sera, tantissimi ospiti, tantissimi aggiornamenti, anche perché ci sono stati anche partite infrasettimanali. In Serie B Ruvo vince anche a Torrenova contro la cestistica torrenovese, ovvero la squadra rivelazione del campionato. E a proposito di rivelazione, insomma, sarà una trasferta difficilissima per la pallacanestro viola, che dovrà provare a rialzarsi dopo la sconfitta tutto sommato preventivabile contro una delle formazioni quotatissime di questo girone, ovvero la Fortitudo Agrigento. Insomma, partiamo dal mondo nero-arancio. Si giocherà domenica alle ore 18 in terra isolana a Forio d'Ischia. Forio nella passata stagione ha vinto il campionato di C-Gold, giocava in compagnia della Vis, della Mezia e del Rende all'interno del mini girone campano. La guida tecnica è per coach Marinelli, che ascolteremo durante il nostro appuntamento. Però partiamo dal mondo nero-arancio, anche perché conosciamo meglio uno dei giovani talenti del roster, che è anche esordito nel campionato Under 19 sotto la guida di Sebi D'Agostino. Non è stato il solo, perché anche Radusin, Freno e il giovane Valente fanno parte di questo super gruppo giovanile che promette scintille. Dunque ascoltiamo un'intervista ad Alberto Besozzi e poi torniamo qui. Porto Reggio a canestro, come Manu Ginobili, sì. Come Ginobili. Ci ritroviamo con Alberto Besozzi. Settimana importante, settimana di riscatto dopo la gara contro Agrigento. Arriva Forio, ben trovato innanzitutto. Volevo prima sapere una cosa, ma come ti stai trovando da Modena a Reggio Calabria? Allora, intanto grazie di questa intervista. E mi sto trovando bene, devo dire, mi sto trovando bene con la città, mi sto trovando bene con la società, con i compagni, con gli allenatori. Per me è una bella esperienza fino al momento. E la stiamo vivendo tutti insieme, in casa insieme, siamo in cinque della squadra, quindi stiamo legando tantissimo anche da quel punto di vista, e devo dire che sono molto contento. Raccontaci questo quintetto, chi siete in casa? Siamo io, Vittorio Lazzari, Samuele Valente, Franco Gaetano e Luca Radusin, e ne combiniamo di ogni. Sì, immagino. Sì, sì. Allora, punto su questa sfida. Arrivate alla gara contro Agrigento, serviva l'impresa, non è arrivata, anche se il cammino fino al momento è più che soddisfacente. Una squadra imprevedibile, tosta, che può vincere contro chiunque, lo avete dimostrato. Le vittorie di Ruvo e Molfetta ne sono l'esempio più lampante. Che gara è stata contro Agrigento in primis, e che sfida ti aspetti in terra isolana a Forio d'Ischia? Allora, la partita contro Agrigento, sì, abbiamo rischiato l'impresa, perché loro sono nettamente una squadra di altissimo livello, e quindi vincere contro di loro sarebbe stato molto 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 sopra le nostre aspettative, diciamo. E però sì, come dicevi tu, abbiamo dimostrato di essere una buona squadra che può almeno competere, sicuramente. Le due vittorie in trasferta, che quelle sono, quella è veramente l'importante, e hanno descritto un po' anche cosa possiamo fare, e anche la bella prestazione contro Bisceglie, perché abbiamo perso contro la prima in classifica, direi proprio con onore. E la partita contro Forio sicuramente è fondamentale, perché veniamo da una sconfitta e abbiamo la possibilità di redimerci contro una squadra che è al nostro livello, è alla nostra portata. Loro sono molto caotici, diciamo, hanno dimostrato di, come noi, poter combattere sia contro squadre di un certo livello, e nonostante siano magari come noi, come punteggio in classifica. E quindi sarà una partita molto particolare. Sei d'accordo con me che la gara di Bisceglie, dal punto di vista dell'intensità, del ritmo, della tecnica messa in campo, è stata maggiore rispetto alle vittorie di Molfetta e di Ruvo? Sì, decisamente, perché a Bisceglie abbiamo fatto una partita di livello proprio da quel punto di vista. E intensità, difesa, concentrazione, è stato tutto quasi perfetto, quasi perché poteva arrivare la vittoria. E in confronto a Ruvo e Molfetta, che magari abbiamo fatto più errori,
più sbagli in certi aspetti, ma comunque abbiamo portato a casa la vittoria anche per molti altri aspetti. Ho fatto la stessa domanda al tuo coinquilino, quello di 2 metri e X, Valente. Come nasci il gioco di pallacanestro? Qual è il tuo percorso per arrivare fino a Reggio Calabria? Lungo, nel senso che io ho giocato a calcio per 7 anni. In che ruolo e dove? Difensore centrale nel paesino dove abito, vicino a Modena. E poi 5 o numero 6? No, io ero numero... oddio. Il centrale, il 5 lo stopper, il 6 è libero. Da noi il 6 era il centrocampista, io ero il 4 direi. Non ricordo bene, anche perché ero... poi per caso ho iniziato a giocare a pallacanestro perché mia madre conosceva un allenatore di basket che un giorno è venuto a casa mia per fare una cena, mi ha visto e mi ha detto perché non viene a provare, e quindi completamente a caso ho detto facciamo questa esperienza. Ho fatto 2 anni in cui facevo tutti e due gli sport, giocavo sia a calcio che a basket, poi ho scelto il basket anche perché a calcio non è che ero... Allora, non sei il solo, c'è il cugino del tuo compagno di squadra, Jan De Fall, Billy, che quando era ragazzo fu ingaggiato dal Monaco, che all'epoca andava per la maggiore dal punto di vista del reclutamento in Africa, poi tornò in Senegal e poi a oggi è uno dei giocatori più forti della storia del basket calabrese, Billy, ma anche Yande, questo dobbiamo dire, dobbiamo ammettere anche questo. A proposito di basket giovanile e di giovani, provate a fare i bambini con i baffi, dice così a queste parti, siete grandi ma avete la stessa età dei piccolini. Scherzi a parte, è una bella esperienza, la prima partita giovanile a Reggio Calabria, avete fatto l'esordio contro la Vis al Pallabotteghelle. Volevo un commento su questo gruppo che secondo me è valido. Sì, abbiamo fatto la prima partita, dato che essendo nelle annate giuste per poterlo fare ci hanno fatto questa proposta, sia io che Sam abbiamo accettato per il momento per qualche partita, sempre rispettando gli impegni ovviamente della Serie B. E sì, il gruppo è particolare, ha tante potenzialità, può crescere, può lavorare, e sicuramente col nostro aiuto magari avranno anche qualcosina in più da mettere nel campo, perché possiamo dargli, anche se pochi anni, possiamo dargli un pochettino più di esperienza anche per quello che abbiamo vissuto sia in questi mesi qua che magari negli anni passati. E ovviamente spero nel meglio, che per come possa andare nel futuro. Tuo idolo nel mondo dello sport chi è? Paolo Maldini a questo punto o Michael Jordan, dici tu? No, non seguo il calcio per niente, mi sono distaccato da quando ho smesso di giocare, mi sono sempre staccato, quindi... L'idolo cestistico? Attualmente LeBron, perché io non sono... col fatto che non ho mai seguito il basket prima, perché non sapevo manco cosa fosse, e ho iniziato a seguirlo negli anni in cui lui era il numero uno, e poi è diventato amore a prima vista. Speriamo che insomma non termini la carriera del malcapitato Stewart nelle prossime ore, gli auguro il meglio, però penso che, come ha detto Arinas, le possibilità ci sono. Dopo questo excursus NBA, calcistico, cestistico, in bocca al lupo Alberto, buon allenamento e ci vediamo prestissimo. Grazie, a presto anche a voi. Porto Reggio a canestro come Manu Ginobili, sì. Come Ginobili. Ci dedichiamo alla gara appena trascorsa, anche perché ritroviamo con piacere un dirigente di assoluto spessore, ha fatto tanti anni di Serie A sia come giocatore che come dirigente. Ci trasferiamo ad Agrigento anche perché ritroviamo Christian Maier tra quello che è stato, ovvero la gara tra Reggio Calabria e Agrigento, e il futuro di questo campionato, tantissimi temi. E uno su tutti, lo spostamento di girone dal nord al sud Italia della formazione templare. Ci ascoltiamo l'intervista a Christian Maier, direttore sportivo della Fortitudo Agrigento, e poi torniamo qui. Porto Reggio a canestro come Manu Ginobili, sì. Come Ginobili. Do la buonasera e ben trovato a Christian Maier, direttamente dalla Fortitudo Agrigento. Christian, insomma, ha vinto a Reggio Calabria nuovamente in carriera domenica. Partiamo dalla gara di domenica. Che gara è stata, direttore? Che gara hai visto? Innanzitutto, buongiorno a tutti. No, è stata una gara, devo dire che quella di Reggio Calabria e quella di Ruvo credo che per noi siano state le due gare che si sono avvicinate di più a una gara playoff. È stata una gara dura, intensa, molto tosta, con contatti fisici,
No, una bella partita, devo dire la verità, è giocata con molta intensità. Sì, assolutamente, e poi un campionato equilibratissimo dove al momento tutti possono vincere contro tutti, questo lo dicono i risultati. E dall'inizio dell'anno che diciamo, io l'ho sottolineato molto spesso, che Fortitudo, Agrigento e Ruvo sono le squadre che hanno qualcosina in più rispetto alle altre. Sei sulla mia stessa lunghezza d'onda o pensi diversamente, Christian? Ma sinceramente volevo inserire anche, secondo me c'era pure, tra virgolette, Salerno, che secondo me è una buona squadra, con delle ottime individualità. Poi Sant'Antimo pure, che ha delle buone individualità, ora secondo me prenderà un altro giocatore. Ruvo si è rinforzata prendendo Merletto. Sì, però poi dopo abbiamo Torrenova che deve giocare altre due partite, che sembrava potesse essere una squadra di, tra virgolette, di bassa classifica, invece insomma è lì tra le prime. Molfetta, che ci ha sicuramente sorpreso alla prima lì, ma ha fatto un'ottima partita. Noi non abbiamo fatto una partita difensivamente come quella di Reggio Calabria o che abbiamo fatto altre volte, quindi a Monopoli abbiamo sudato, è stata difficile. Insomma, se effettivamente è un campionato più livellato di quello che si pensava. Io ricordo quando Christian Maier arrivò ad Agrigento, era la C nazionale, anche perché giocava con un mio amico che è Andrea Pellicano, che è il nostro concittadino. Ricordo anche un'ospitata televisiva da un altro mio amico compianto, che saluto lassù, che è Gerlando Micalizio, con il quale c'era un rapporto professionale e anche di amicizia costante. Ricordo di una trasmissione dove, insomma, dopo un comunicato stampa abbastanza enigmatico su Christian Maier, passato pesciatore, sono ricordi memorabili. Io saluto Gerlando e so che da lassù mi starà ascoltando, però ormai sei un cittadino di Agrigento a tutti gli effetti. E beh, effettivamente ho passato più tempo ad Agrigento che a Jesolo, quindi ci può stare. Sì, assolutamente. Ricordo che quando Gerlando aveva scritto che era arrivato il gigante, che aveva speso gli sci al chiodo, mi sono presentato in trasmissione con gli sci. Io me lo ricordo, cioè, se non sbaglio, il comunicato recitava specialista in slalom gigante, ha Sì. vinto X titoli, Ma titoli effettivamente mondiali. c'è un anonimo che è campione olimpico di gigante, Christian Maier, però è austriaco. Sì, assolutamente. Cose meravigliose. Poi in quella squadra c'era Danilo Del Cadia, era una gran bella squadra quella lì, per la vecchia C nazionale, insomma. Ricordi bellissimi, ricordi straordinari. Volevo un tuo commento sul tuo playmaker. Cioè, ad Agrigento aveva una tradizione in cabina di regia pazzesca. Ai tuoi tempi giocava Santiago Paparella, poi arrivò prima ancora Emiliano Paparella, poi c'è stato Alessandro Piazza, che conosciamo molto bene da queste parti, però penso che con Alessandro Grande siete in una botte di ferro, è un giocatore straordinario. Ho visto la partita di domenica, è realmente impressionante il suo contributo. Che ne pensi? Ma Alessandro, dico la verità, l'abbiamo preso con l'idea, l'anno scorso aveva un ruolo leggermente diverso, nel senso doveva, tra virgolette, sacrificare un po' i suoi istinti offensivi per giocare un po' per la squadra, quindi era un passo in avanti che doveva fare lui anche secondo me, perché se riesce a fare un paio di passi in avanti è un ottimo giocatore anche per la Lega 2, lui. No, veramente un ottimo giocatore. Invece quest'anno gli stiamo chiedendo qualche cosa di più a livello offensivo, sai, abbiamo perso Saccaggi, Veronesi, insomma, dei punti di riferimento diversi da quelli che abbiamo quest'anno, e quindi lui ha il compito quest'anno è un po' più libero di sfogare il suo talento. L'anno scorso invece abbiamo cercato di lavorare su di lui per giocare un po' di più assieme alla squadra, di passare la palla, capire più alcune situazioni di gioco, cose. Invece quest'anno è ritornato un po' alle origini, perché la squadra è fatta in maniera diversa. Gli chiediamo un sacrificio in più in difesa, perché vogliamo che la squadra quest'anno difenda un po' più forte, un po' più aggressiva rispetto all'anno scorso, per
diciamo, pareggiare o migliorare le cose che non funzionavano anche l'anno scorso. Insomma, abbiamo aperto un po' il campo con dei lunghi che tirano da fuori rispetto a Rotondo per dare spazio alle scorribande proprio di Alessandro. E, insomma, giochiamo in maniera diversa quest'anno. Secondo me ci manca ancora un po' per essere ben assestati, però stiamo lavorando bene. Aspettiamo anche l'inserimento dei nuovi che c'è e non c'è, quindi, però sono contento perché la squadra lavora bene, i ragazzi si impegnano, fanno un sacco di lavoro supplementare, individuale, e quindi penso che siamo sulla strada giusta per migliorare quegli aspetti che poi consentirà a questi giocatori probabilmente di fare il salto di categoria, perché Peterson comunque nel 2002 domenica ha fatto due o tre cose, anzi quattro cose importantissime negli ultimi 2 minuti tra difesa e attacco, che ci ha consentito, insomma, di non soffrire più di quanto non stavamo già soffrendo il recupero della Viola. Sì, sì, Peterson, prospetto giovanile di assoluto spessore. Che... Lo biondo che in sostanza è stato in America, ma negli ultimi 2 anni credo che ha fatto 10 partite in totale, e adesso quindi deve trovare un po' il ritmo partita, un modo di giocare diverso, una fisicità diversa, degli abiti diversi, insomma... c'è un periodo di adattamento anche a questa cosa qua, però stanno lavorando bene, ripeto, e sono contento. Morici, questi qua, ancora questi si devono inserire bene nel nostro contesto, ma per ora insomma sono contento. Duplice domanda, Christian, siete reduci dalla Serie B nel girone del Nord, dal punto di vista ambientale, tecnico e soprattutto Agrigento era favorevole a vedere la Sicilia col nord invece che con il girone meridionale. Quindi ti chiedo, dal punto di vista tecnico, cosa è cambiato rispetto all'altro girone, e dal punto di vista logistico, se ti trovi meglio o peggio? Ma, secondo me alcune cose sono cambiate dal punto di vista prettamente ambientale, nel senso che la Puglia, andare a giocare in Puglia, il fattore ambientale ha un certo effetto sugli abiti e cose, mentre al nord ti posso dire a Bernareggio, questi posti qua, cioè non c'era un effetto clima pubblico, un po' perché c'era la pandemia, ma non c'è mai stato forse una cosa così forte come il pubblico che puoi avere in Puglia, in Calabria o al sud, ecco. Dal punto di vista io preferivo giocare al nord da un punto di vista prettamente economico, nel senso che noi siciliani, comunque, o calabresi, quelli del sud, abbiamo il problema delle trasferte. Andare a Milano piuttosto che a Ruvo ha un costo diverso con l'aereo, ci costa molto molto di meno andare a Milano che non andare a Bari o a Brindisi, questi posti qua, o prendere il pullman, quindi era un fatto prettamente economico, costavano molto di meno le trasferte, ecco. C'erano molti più voli, molto più facile era anche muoversi qua, per esempio per andare a Napoli o a Bari bisogna andare via la mattina, quindi si salta un allenamento, si arriva nel pomeriggio, mentre lì insomma c'erano tanti, tanti voli, tanta disponibilità anche nel periodo della pandemia, e non avevamo problemi, ecco, a trovare il volo comodo ed economico. Questo per fare capire a chi ci segue quanto vale avere un aeroporto funzionante vicino, cosa che purtroppo dalle nostre parti non c'è, da Reggio Calabria tocca andare a Lamezia, è un po' un problema, però questo è un altro discorso. Un'opinione sulla pallacanestro Viola, che squadra hai visto sinceramente? Che pallacanestro gioca il team di Coach Bolignano? Ma sinceramente ho visto una squadra in salute, nel senso che corrono, si sbattono, menano, picchiano, difendono forte, sono aggressivi, si lamentano tutti assieme, che a volte è un vantaggio perché l'arbitro dice che si lamentano tutti qua. No, ho visto una squadra compatta, ecco, questo volevo dire. Insomma, ti dico la verità, mi sono piaciuti, nel senso, forse gli manca un po' di fisicità all'interno dell'area, come a noi comunque, ma no, io ho trovato una buona squadra, gioca molto garibaldina, non ha paura di niente, un po' come può giocare anche Pozzuoli, per esempio. Pozzuoli, anche Pozzuoli o quelli di Ischia, giocano, io li ho visti, li vedo giocare spesso, giocano tranquilli, sereni, prendono, tirano, fanno la loro pallacanestro aggressiva. No, ti dico, bene, l'ho vista anche la Viola, ho visto una squadra in salute. Sì, sono, insomma, cioè caparbia, non ho visto una squadra che sentiva vittima, sacrificabile, cosa, tutt'altro. Sì.
credo anche io questa è una squadra che non molla mai, chiaramente. Agrigento ha dimostrato di voler essere una delle regine assolute di questo campionato, che è lungo, e ci saranno tantissime novità, secondo me, anche sul basket mercato. Hai fatto bene a dirlo, perché secondo me nel girone di ritorno tante squadre che vediamo oggi avranno tantissimi aggiustamenti. Una su tutte, secondo me, Avellino, che è assolutamente in difficoltà. Cristian, ci vedremo prestissimo. Io ti mando un grande in bocca al lupo e ci vediamo sui campi, insomma. Vabbè, approfitto per salutare il mio amico, il nostro amico comune Pelli, che domenica è venuto con la bambina, bellissima, e quindi faccio un grosso in bocca al lupo ad Andrea Io saluto Pellicano. Andrea, saluto Giulia, tutta la famiglia Pellicanò e ci vediamo prestissimo. Ciao Andrea. Ciao. Porto Reggio a canestro come Manu Ginobili, come Ginobili. Dicevamo, prima di trasferirci al mondo del campione di C-Gold, anche perché si è giocato il recupero con il successo della Mastria Catanzaro sulla Fortitudo di Messina, Mastria che si isola al secondo posto in classifica, ci concentriamo ancora sulla Serie B, anche perché è un avversario tosto, imprevedibile, c'è anche un ex, Daniele Grilli, sto parlando chiaramente del Forio Ischia, formazione che in estate sembrava traballare, i rumors dicevano addirittura probabilmente la formazione isolana non parteciperà al campionato, c'era pronta la nuova pallacanestro Messina di Beto Manzo. Non è stato così, è cambiata la guida tecnica in corso d'opera, anche perché Coach Iovino non è più l'allenatore di Forio, è subentrato fin dalla prima giornata Gigi Marinelli, che tra mille peripezie, casi di Covid, eccetera, eccetera, sta disputando un campionato come mina vagante, imprevedibile. Abbiamo ascoltato il coach degli isolani, ecco la sua intervista. Reggio a canestro come Manu Ginobili, come Ginobili. Io ritrovo con piacere Coach Marinelli, nuova avventura. Io l'avevo lasciato l'anno scorso a Bisceglie. Come sta andando questa nuova avventura isolana in quel di Forio Ischia? Buonasera, innanzitutto. Buonasera Giovanni e ben ritrovati, è sempre un piacere collegarmi. Se lo facciamo significa che io sto allenando e tu stai facendo egregiamente il tuo lavoro. Sì, no, bella esperienza questa di Ischia, una chiamata inaspettata un mese e mezzo fa, quasi 2 mesi. E niente, ora Covid a parte che mi ha visto in prima persona soccombere e stare fuori per 3 settimane, devo dire che comunque il posto è bellissimo e si può fare pallacanestro anche di un certo livello man mano che la società proverà a crescere essendo un anno promosso. E io sono contentissimo che Forio sia in piedi, anche perché ho vissuto la cavalcata dell'anno scorso, ho visto anche qualche problematica estiva e vederla vincere in Serie B, giocare con grinta e vincere anche partite contro pronostico è sicuramente un bel segnale. Che stagione è stata fino al momento? Senti, una stagione dove secondo me abbiamo iniziato molto bene, devo dire la verità, e anche nelle ultime partite dove comunque abbiamo fatto delle sconfitte preventivabili, però devo dire che in questo momento per noi è molto complicato. Cioè, affrontiamo la quarta settimana con dei problemi legati nelle prime 3 settimane al Covid tra me, Caseres e Grilli, e in questa settimana invece problemi legati all'infortunio post Bisceglie. Nonostante tutto, nonostante le assenze, la dimostrazione è che questa squadra comunque a grinta riesce ad adattarsi alle squadre che affronta. Ogni partita è stata comunque una lotta sia in casa sia in fuori. E questo voglio dire ci fa ben sperare, soprattutto quando avremo tutti i giocatori disponibili. Sappiamo che questo è un campionato molto equilibrato, forse non si vedeva così equilibrato da diversi anni e sarà davvero difficile. Quindi ogni partita sarà una battaglia per noi, ma alla fine per tutti. Io mando un grandissimo saluto a Daniele Grilli, che abbiamo avuto da queste parti nei panni di bombardiere. Sono passati tanti anni, quasi 10 anni, e
era una squadra allenata da Coach Fantozzi, dove Grilli insieme a Caprari detonavano un canestro dopo l'altro. Ti volevo chiedere, arriva Reggio Calabria, arriva la pallacanestro viola, che è una squadra probabilmente indecifrabile, sta ottenendo risultati clamorosi in trasferta, due giri a vuoto in casa, anche se uno contro Agrigento, che è forse una delle squadre più forti di questo torneo. Che partita ti aspetti e che avversario ti aspetti? Ma secondo me Reggio è un po' come noi, è una mina vagante, una squadra che riesce ad adattarsi agli avversari, è una squadra che fuori casa nelle ultime 3-4 uscite, comunque anche su campi importanti come Ruvo, come Bisceglie, come Molfetta, comunque ha fatto almeno due risultati su tre, e a Bisceglie ha perso di poco. Una squadra sicuramente dove ci sono dei ruoli ben definiti, dove l'ago della bilancia probabilmente è Duranti. Secondo me è una squadra difficile da affrontare, la temo tantissimo, a prescindere ora dalla nostra situazione infortuni, comunque per il modo in cui ha giocato e si è espressa nelle ultime partite, secondo me è una squadra ben organizzata. Allora, l'anno scorso abbiamo commentato tante volte insieme il campionato, tu allenavi Bisceglie e ci fu un avvio pazzesco della tua squadra, che ha veleggiato anche in vetta alla classifica insieme a Taranto, che insomma fu la regina nella prima parte del torneo. Adesso la tua ex squadra Bisceglie sta ripetendo questo exploit nuovamente con tante scommesse. Te l'aspettavi in vetta? Sì, ti devo dire la verità, perché comunque sono stati, diciamo, anche intelligenti sul mercato a prendere tre pittine fondamentali che l'anno scorso hanno vinto il campionato di Serie B con Nardò. A quello hanno aggiunto Dri, che io ho avuto 2 anni fa, che è un giocatore molto duttile, e secondo me insieme a Dip è un po' l'ago della bilancia di questa squadra. Ha delle gerarchie ben definiti e soprattutto è stato bravo a pescare alcuni giovani interessanti che comunque sono molto aggressivi, lavorano secondo me in silenzio, insomma una squadra molto molto utile. Sicuramente Giunta e Drone erano due giocatori che noi avevamo già seguiti gli anni precedenti, però secondo me il fattore in questo momento di Bisceglie, quando entra dalla panca, sicuramente è Bavoli. Sì, assolutamente. Bavoli è un giocatore molto interessante. Drone, io lo ricordo dai tempi all'HSC Roma, dalle giovanili, è un giocatore, un prospetto sicuramente importante, e sono contento che gli venga la fiducia e un ruolo così importante. Dall'inizio dell'anno, ne parlavo anche con i precedenti ospiti, abbiamo sempre identificato in Ruvo e Agrigento le due squadre da battere. C'è anche chi metteva dentro Sant'Antimo. Tu ti sei fatto un'idea di chi realmente può arrivare fino in fondo, anche perché l'anno scorso, anche insieme molto spesso, ci guardavamo e dicevamo sì, Nardò ha tantissimi problemi, ma ha un potenziale che può arrivare fino in fondo. E su questo un po' tutti noi siamo stati ottimi profeti. Perché faccio un esempio, Ruvo e Agrigento, come hai detto tu, sono delle squadre che hanno potenziale ma hanno perso un po' di partite, ora non so neanche con precisione le cause, i motivi. Poi c'è sempre da considerare il mercato di riparazione, quindi anche delle squadre che hanno delle potenzialità a livello economico possono andare sul mercato e magari fare quell'acquisto che ti permette di inquadrare la squadra e di fare la differenza, così come ora l'ha fatta Ruva, voglio dire, ma è probabile che lo faccia anche Sant'Antimo, delle squadre che hanno comunque delle potenzialità. Quindi sì, sulla carta ci sono tante buone squadre, così come la stessa Bisceglie, però confrontarsi con l'altro girone nei playoff, comunque arrivare fino alla fine in base anche al calendario, perché dipende anche dalle squadre che hai affrontato. Ci sono magari Bisceglie in questo momento affrontato squadre meno forti sulla carta, e secondo me ancora tra un po' bisogna vedere quando affronterà Agrigento, Sant'Antimo,
rubo spesso, insomma. Si sta... un po' presto. Lo dicevi prima, si sta veramente così bene ad Ischia? Benissimo, soprattutto quando c'è il sole si sta davvero, davvero bene. Ecco, il posto è bellissimo, si... a misura d'uomo. L'unica cosa che ho saltato, visto che mi hanno chiamato in ritardo, l'ultimo periodo estivo, quindi aspetto con ansia la primavera e parte dell'estate. No, non ne so qualcosa, anche perché da lì è passato Kevin Pandolfi, che è un nostro concittadino, che oggi gioca a Messina, ha dato un contributo per la società dove alleni tu, importantissimo, un paio di anni fa. Insomma, è un gran bel posto, come ce ne sono tantissimi, ma quello è un posto veramente speciale. Coach, in bocca al lupo per la partita e ci vediamo prestissimo. Ciao Gigi, ciao. Porto Reggio a canestro come Manu Ginobili, come Ginobili. E dunque è un momento importante per il campione di C-Gold, partiamo il campione di C-Gold Campania, perde Rende, sconfitta probabilmente preventivabile, anche se c'è un'occasione di riscatto importantissima domenica tra le mura amiche contro Roccarainola, e non finisce qui anche perché Lamezia continua un sogno sportivo incredibile, 6 vittorie su 7 partite per il team di coach Barilla, che ha perso sì lo scontro giovanile contro i cugini del Rende aspettando il derby dell'8 dicembre, però la prima squadra sta veramente viaggiando a mille, arriva un successo contro una squadra quotatissima, Angri, che può vantare sull'estero proprio del condottiero del Forio d'Ischia che raccontavamo prima, ovvero Lubo Markovic, partita che si è conclusa con la schiacciata dominante del nostro ospite di settimana scorsa, ovvero Emanuele Terreni, quindi probabilmente portiamo anche fortuna e complimenti a lui, perché ho visto 3 schiacciate e tantissima sostanza contro un avversario tostissimo come Markovic, appunto. Abbiamo intervistato un atleta reggino in forza al basketball Lamezia, il giovane Federico Romeo, che nella passata stagione giocava nella pallacanestro viola, anche lui protagonista di un gruppo fantastico che sta stupendo giornata dopo giornata e che sarà impegnato in una difficilissima trasferta, realmente off limits probabilmente, in casa del Bellizzi, anche se visti i risultati trascorsi dei gialloblu, dire che qualcosa sia impossibile è dire una bugia, anche perché il team di coach Barilla sta veramente stupendo settimana dopo settimana. Intervista di Federico Romeo e poi torniamo qui. Porto Reggio a canestro come Manu Ginobili, sì, come Ginobili. Ritrovo con piacere Federico Romeo, un mio conterraneo, che invece di venirsi a vedere il derby tra suo cugino e suo fratello, ha deciso di giocare e vincere l'ennesima partita della sua stagione. Buonasera Federico, innanzitutto. Buonasera a tutti e grazie Gianni per l'invito. Raccontami di questa partita contro Angri. Io ho provato a guardare qualcosina, ho visto una tua stoppata, però purtroppo la qualità del video era abbastanza complessa, sono sicuro che vi state strutturando bene per questo. Sì, sì. Quello che sicuramente va dato atto è che la squadra sta girando molto molto bene. Stiamo girando moltissimo perché ci conosciamo bene, sappiamo come giocare all'interno del campo, poi quando scendiamo in campo siamo super concentrati. Ovviamente sembra un po' strano perché eccezione fatta per Spasojevic, qualche giovane lametino, Monier e Ferretti, è un gruppo totalmente nuovo, quindi da dove nasce questa amalgama così forte a tuo avviso? Beh, sicuramente nasce fuori dal campo perché oltre che dentro il campo siamo un gruppo super unito, quindi quando non ci alleniamo cerchiamo di stare comunque insieme e poi dentro il campo cerchiamo sempre di fare gruppo e non staccarci anche se la partita non va bene. Mi racconti la partita contro Angri, com'è stata? È stata una partita bellissima perché c'era un pubblico super che ci ha aiutato per tutti i 40 minuti. Noi all'inizio siamo partiti un po' col freno a mano tirato, però poi abbiamo deciso di iniziare un po' a giocare. E nel secondo quarto ci siamo fatti sentire, il pubblico soprattutto si è fatto sentire. Abbiamo recuperato lo svantaggio, eravamo arrivati sotto il 12 punti. Il secondo e terzo quarto poi siamo andati sopra di 20, poi l'ultimo quarto è stato un po' tirato, però fortunatamente siamo riusciti a portarla a casa.
Ok, io so che ancora dovete giocare contro la capolista Caserta che ha perso la prima partita Sì. nello scorso weekend, però già una prima parte di campionato è andata. Hai affrontato Angri, l'unica partita persa è stata contro il Sala Sala Consiliari con Consiglieri. Squadre Nostre. Dal Palasparti è passato con sconfitta anche Benevento. A tuo avviso, quali sono le formazioni più forti di questo campionato? Beh, Angri è una di quelle, Benevento, Angri soprattutto che, come ho saputo, si sta rinforzando, poi Sala Consilina, un campo molto difficile da giocare, pubblico molto caldo, ottimi giocatori e c'è stato pure un nuovo innesto. Poi Caserta che è una bella squadra, sono primi, però scorsa settimana, come hai detto tu, c'è stata la prima sconfitta, ma beh, non sappiamo ancora. Loro dovranno venire qua a dicembre, si vedrà. Ma in estate, chiaramente tu sei reduce dalla stagione alla pallacanestro viola, avevi tantissime richieste, anche chiaramente in città. Cosa ti ha spinto a scegliere Lamezia? Che ovviamente col senno di poi è la scelta più che opportuna perché siete un gruppo meraviglioso, sembrate Sì. Beh, incastonati tutti l'uno con l'altro, fatti apposta per vincere fino al momento. mi ha spinto il coach Barilla, con cui avevo già parlato precedentemente. Mi è piaciuto questo progetto molto giovane, infatti siamo tutti ragazzi, Rico è tra virgolette alete, però mi piace come gruppo, mi piace come giochiamo soprattutto, ho deciso di venire qua. E poi un gruppo, insomma, hai detto giustamente tu, tranne i due vecchietti, che poi Alede penso sia è molto giovane, Rodrigo, Sì. ovviamente non ha, è senza età, però tutti gli altri siete dal 2000 in giù. Sto vedendo dei Sì. progressi pazzeschi. Ho visto il duello tra Markovic e Terreni, cioè il vostro lungo sta facendo passi da gigante. Sì, il nostro Terreni sta giocando molto bene, è sempre concentrato, durante gli allenamenti cerca di dare il meglio di sé. Te lo sei rivisto il derby reggino o non hai avuto tempo? Ho rivisto qualche cosa. Che ne pensi? Raccontaci. Volevo essere lì principalmente, però giocare contro Angri è stato molto più bello. Ho visto Luca che segnava da quasi tutte le parti, Gaetano che spingeva come al solito, è stata una partita molto bella. Sì. Peccato che non ci sia un girone tutto calabrese, cioè Sì. immaginate insomma le sfide tra Lamezia, Reggio Calabria, Rende e Catanzaro, sarebbe stato tutto Ci ancora più sono. bello, però in Campania se la sono pensata perché hanno fatto la Coppa Calabria prima, la Coppa Campania prima e si sono scontrati tra di loro, noi purtroppo no, però insomma magari ci sarà modo con qualche amichevole o qualcosa di simile. Tornando al discorso Lamezia, ho visto i numeri, lì si entra a pagamento, non si entra Sì. gratuitamente nel rispetto del Green Pass. Ho visto numeri importanti, nonostante questo, che insomma è una novità a questi livelli. A tuo avviso, da qui al termine del campionato, potete continuare così con questo trend strabiliante? Magari, ma speriamo sempre di fare di più. Il pubblico, come ho detto prima, è sempre molto caldo. Abbiamo parlato a inizio anno con la dirigenza e speriamo che ne arriva sempre più gente. Sì, assolutamente. Prossimo impegno? Prossimo impegno a Bellizzi, Ah, domenica. campo caldo, squadra forte. Sì. Come la state preparando? Ancora abbiamo fatto solamente due allenamenti, ci siamo un po' lasciati alle spalle la vittoria di Angri, pensiamo subito a domenica, però ancora non stiamo. Oggi abbiamo iniziato a provare qualcosa, ma ancora non siamo entrati proprio dentro la partita. Ma vivete tutti insieme alla Lamezia, tutti in una casa, come si No, mangia? no, io ci sono Terreni, Ferretti, Tartamella e Sagellari in una casa e poi ci siamo io, Stefan, i quattro ragazzini, Malvaso, Ielo, Idone e Nicolò insieme al Serafino.
Sì, quindi hanno messo quelli di Reggio Calabria da una parte, visto che Stefano, insomma, è di Reggio, e gli stranieri Prossimo dall'altra. sindaco ormai. Sì, Stefano, sì, certo, sì. Magari riuscirà a mettere un po' di campetti da basket in giro per la città. Non sarebbe male il sindaco Spasojevic, sarebbe anche un tocco di modernità per tutti quanti. Federico, niente, in bocca al lupo per il tuo proseguo, per questa stagione meravigliosa. Salutaci Coach Barilla, che Va vorrebbe bene. diventare come te, come giocatore, in un futuro della sua carriera. Ci sono rumors che lo vorrebbero di ritorno a Reggio Calabria per giocare nel CSI col Villa San Giovanni, ma sono soltanto rumors di mercato. Va bene, ciao Giovanni, Ciao grazie e più in Federico, ciao lupo. ciao ciao. Porto Reggio a canestro come Manu Ginobili, come Ginobili. Capitolo C-Gold, siamo reduci dal derby reggino, vittoria per la DR, vittoria importantissima che dà morale al team di coach Giovanni Rugolo, che sarà impegnato domenica sul campo del Palalumaca, terreno amico, contro il Castanea. Partita sulla carta accessibile, considerata anche la vittoria del girone d'andata, però mai dire mai, Castanea si è anche rinforzata sul mercato. La DR è una squadra giovane e ha perso per infortunio Tomić Feric. Bisogna ancora capire quanto sarà lungo il suo stop per un problema al piede subito proprio nel derby contro la Vis. Una giornata, la prossima, promette scintille anche perché c'è un derby importantissimo tra la Mastria Academy Catanzaro e la Vis Reggio Calabria, favoriti giallorossi che hanno vinto l'andata e hanno terminato il girone di andata appunto al secondo posto assoluto in classifica. Un risultato fenomenale per il team di coach Umberto Di Martino, che ha battuto anche la capolista del girone domenica, ovvero la Basket School, tra mille polemiche, botte e risposta, eccetera, eccetera. Per quanto riguarda il mondo di R, abbiamo intervistato Mladen Dimitrovic, guardia serba, ex proprio Catanzaro, ex Rende, proprio sul prossimo appuntamento contro Castanea e sul derby. Ecco la sua intervista. Porto Reggio a canestro come Manu Ginobili, come Ginobili. È appena finito l'allenamento della DR Basketball Reggio Calabria. È una settimana importante, arrivate da un derby vinto sul campo. Volevo innanzitutto la tua impressione su questo derby. È stata una bella partita, grande pubblico. Che partita hai vissuto? Mi è piaciuta molto la partita perché abbiamo vinto e purtroppo due si è fatto male, però siamo riusciti a reagire, tutti hanno fatto il massimo, più di tutti Giovanni Shalabba che secondo me può fare anche di più. Niente, si è sentito molto il rientro di Brzyca, che anche se non ha fatto molti punti, ci ha aiutato molto sotto canestro, difesa, attacco, blocchi. Sottolineare il lavoro del capitano dietro che sta tenendo il backdrop. Siete un gruppo che si sta divertendo, lavorando tanto. Abbastanza, come si vede. Come sta andando? Sta andando bene, ci stiamo allenando molto cioè, all'inizio andavamo un po' piano. Dopo la prima sconfitta brutta abbiamo cambiato completamente la pagina. È da un mese che ci alleniamo veramente tosto e si vede. A proposito di pagine, all'andata con Castanea ci fu quel break di 22-0, incredibile. Probabilmente lì era un segnale che questa squadra è viva, è giovane, nonostante la gioventù può fare tanto. Sì, esatto. Più di tutto è che eravamo 6 o 7 in doppia cifra in quella partita, quindi tutti possono fare tanto, è quello che è il nostro punto di forza. Milazzo ha firmato un nuovo giocatore a causa di un infortunio, Fortivo Messina che ieri ha perso contro Catanzaro ha firmato Bircis che è un grande giocatore, si rafforzano tutti, qui è arrivato il nuovo lungo, si può arrivare lontano con questa DR. Secondo me sì, secondo me sì, secondo me il nostro obiettivo è playoff. Abbiamo adesso le tre partite importantissime. Se quelle vanno bene, secondo me ci riusciamo. Una tua opinione sul pubblico, c'è un pubblico qui significativo, è sempre pieno il palazzetto, che ne pensi? Sinceramente non me l'aspettavo perché è una squadra nuova. È primo anno in C-Gold. Mi sono sorpreso,
cioè sempre pieno, tre partite che è pieno. Ti aspettavi di vincere il derby contro la Vis? Sinceramente sì, perché ho visto tutte le partite della Vis da vivo, noi andiamo alla completamente diverse velocità, quello è che ci ha vinto la partita. Dopo la gara vinta contro la Vis si è aperto un dibattito qui a fine gara perché lo staff tecnico dice di tirare meglio dei giocatori. Si racconta che Rugolo, Geri e Milo nelle gare di tiro battano Shalabba, Dimitrovic e Lagana. Ma è vero? Sì, è vero. E non mi vergogno neanche perché loro due sono... cioè, non sono neanche vicino a loro, quindi... Hai qualcosa da dire, capitano? Nego spudoratamente questa cosa, smentiamola assolutamente, non è vera. Cioè, oddio, qualche volta con Gianni sì, ma Milo mai. Milo perde sempre. Milo o no? Perde sempre. Secondo me perché più tempo che sta fermo. Esatto. Il direttore ogni tanto vince, però. Direttore... Il direttore non era un tiratore da giocatore. Non lo so. Con la pensione, va bene. O noi tiriamo malissimo o... è diventato un tiratore. Daniele Sacca era famosissimo per le sue schiacciate, ha vinto anche tantissimi contest di schiacciate a livello nazionale, volava, sinceramente volava. Sì. E Castanea, guai a sottovalutare un impegno così, perché al momento sono ultimi in classifica, ma con una classifica così corta tutto può succedere. No, Castanea è assolutamente da non sottovalutare, perché c'hanno dei individui che... se sono in giornata possono fare 30 punti, come Denafs, Papazov. Sono giocatori di grande talento, fisicità. E se li lasci andare, ti spaccano. Porto Reggio a canestro, come Manu Ginobili, sì. Come Ginobili. E ovviamente non potevamo non ascoltare il coach Umberto Di Martino, che nel recupero del mercoledì ha vinto a Messina al Palarussello contro la Fortitudo di Claudio Cavalieri, che schierava per l'occasione lo straniero fortissimo, ex Torrenova, uno dei protagonisti della promozione del Torrenova. In quella squadra giocava anche l'ex torrenovese, oggi all'ADR, Michele Suraci, e ex Corato Bircis. Non è bastato il suo contributo, vince con delle percentuali da sogno la Mastria. Ci guardiamo un'intervista a un Umberto Di Martino, il coach dei giallorossi, sempre più lanciato. Porto Reggio a canestro, come Manu Ginobili, sì. Come Ginobili. Ci siamo, parliamo di C-Gold, anche perché nella giornata di ieri si è giocato il recupero di campionato al Palarussello di Messina. Non si ferma più la squadra allenata dal mio ospite Umberto Di Martino, nonostante l'assenza di Luca Calabretta. Coach, è un momento fantastico, cioè realmente potete guardare con un occhio a quello che può succedere. Buonasera innanzitutto. Ciao, buonasera a te. Guarda, è un momento positivo, sì. C'è entusiasmo, c'è un ambiente sano, un ambiente che ha voglia di divertirsi. E in un momento veniamo da due vittorie importanti, sia quella in casa contro Basket School che questa di contro la Fortitudo, difficile, complicata, anche perché loro avevano inserito un giocatore nuovo, venivano da due settimane di sosta e quindi era una partita da prendere con le pinze. Siamo stati molto bravi a tenerla subito sui nostri binari. Nel gestire la loro rimonta. E adesso ovviamente la periodo viene mangiando, arriva una vis ferita dopo la sconfitta nei due derby, prima contro di voi la prima giornata, poi con la DR nell'ultimo turno, una vis che probabilmente contro pronostico si ritrova al terzo posto. È una gara complicatissima, anche se sulla carta partite coi favori del pronostico. No, sulla carta penso che siano sempre loro la squadra da battere. Stiamo parlando di una squadra formata da 8 senior di buon livello, non ci dimentichiamo questo. Stanno forse vivendo un momento un po' particolare, ma noi dobbiamo stare sempre attenti perché
La vista è formata da giocatori di carattere, di livello, e se non approcciamo bene la partita rischiamo di fare una brutta figura. Dobbiamo essere concentrati, non ci dobbiamo illudere di quanto abbiamo fatto, perché questo è un percorso di crescita che deve accompagnare tutta la stagione, ragazzi. Siamo contenti del momento, ma siamo allo stesso tempo convinti che questa è la strada giusta e che vogliamo continuare a stupire. Vi siete posti dei mini obiettivi stagionali, arrivati a questo punto del campionato e con questo secondo posto in tasca, anche se la classifica è cortissima. Se invece dobbiamo ingolosire tutti, se sommiamo che la sconfitta contro Castanè è stato un errore di percorso e avete perso all'overtime dopo 50 minuti con la DR, potevate essere clamorosamente molto più in alto. Sì, vabbè, con i secconi, ma non, Sì, chiaro. poi non si fa nulla. E diciamo che è una classifica corta. Ad inizio campionato forse potevamo ipotizzare di riuscire a fare 6 punti nel girone di andata, ne siamo riusciti a fare 8. Ovvio che abbiamo perso qualche punto inaspettato, ma comunque abbiamo fatto anche altrettanti punti inaspettatamente. Quindi un bilancio più che positivo. Ma questo bilancio positivo ci deve dare la giusta spinta e la giusta carica nel continuare a lavorare con umiltà, con entusiasmo, perché si è creato un gruppo davvero stupendo dei ragazzi. Lo dicevo forse a te a inizio anno, che il fattore in più sarebbe stato l'alchimia e il fatto che tutti i ragazzi siano di Catanzaro e la voglia che hanno nel voler portare i colori di Catanzaro il più in alto possibile. Ci stiamo riuscendo per ora, e se la chiave rimarrà questa durante tutto l'anno, penso che possiamo toglierci molte grandi soddisfazioni. Io non ho ancora avuto il tempo di riguardare la partita contro Messina, ho visto che le percentuali sono state entusiasmanti, eccelse contro una squadra che soprattutto in casa è molto competitiva come la Fortitudo, che è la partita fortissima all'inizio del campionato. Ci vuoi raccontare che partita è stata? Allora, è stata una partita dai due volti, nel senso, nei primi due quarti siamo stati molto bravi nel controllo del ritmo della partita, nel senso, siamo andati avanti, abbiamo condotto dal primo quarto la partita con vantaggio di 7-8 punti. Poi abbiamo fatto un bel break nel secondo periodo, che ci ha portato anche a 20 punti di lunghezza, di vantaggio. Nel terzo quarto era normale una rimonta da parte della Fortitudo, e noi ci siamo un poco disuniti nei break che ci hanno fatto, e ha permesso questo alla Fortitudo di arrivare anche almeno 5, meno 3, per poi siamo stati, e questo ti dico dei due volte, nei primi due quarti siamo stati quasi perfetti, nel terzo quarto ci siamo un po' disuniti e non dovevamo farlo, dovevamo gestire molto meglio i possessi offensivi, e con maggiore attenzione in difesa potevamo evitare che la Fortitudo recuperasse la partita, ma siamo stati poi dopo ancora più bravi nel riprenderla e rimetterla nei nostri binari, e quindi prendere quel vantaggio di 10 punti che poi alla fine ci ha portato alla vittoria. Allora, ti volevo chiedere questo, perché tu sei uscito sconfitto dal derby contro la DR e hai detto che la VIS è una formazione, ovviamente parlano i giocatori che hanno il roster, la formazione bianco-amaranto. Ti saresti mai aspettato un pronostico del genere riguardante il derby delle altre due formazioni calabresi di domenica scorsa? Guarda, i derby sono sempre una partita particolare, secondo me sono partite fuori classifica, e la DR in casa secondo me sarà dura per tutti. Hanno tirato con percentuali al tiro abbastanza alte, Shalabba, Lagana, anche sia contro me che contro Lavisto, comunque hanno fatto canestri importanti. E non sarà facile vincere in casa della DR, perché conoscono i canestri, perché vengono spinti da un pubblico
sempre presente e che comunque gli dà una grossa mano. E quindi il pronostico nei derby io faccio fatica a riuscire a darli perché, ti ripeto, non c'è classifica che tenga, non ci sono giocatori che tengano, ogni derby può avere un riscontro particolare. Io chiaramente non intendo assolutamente entrare nel botta risposta, anche perché non ero presente nella gara vinta dalla Mastria domenica scorsa contro Basket School, tra rugby, pallacanestro, pallamano, volley, quello che volete voi. Però volevo a tal proposito sapere a che punto siamo con la crescita del pubblico al Pala Giovino. Io manco da un bel po' a Catanzaro Lido. Volevo sapere che con questa, se con questa squadra che sta facendo bene, se è tutta catanzarese, se la gente sta tornando ad appassionarsi, a tuo avviso. Sì, no, stiamo riscontrando davvero un buon seguito rispetto agli ultimi anni. Questo è frutto anche, ripeto, del fatto che ci siano tanti giocatori, tanti ragazzi di Catanzaro in squadra, ma è frutto anche di quello che stiamo facendo sostanzialmente, non in termini tanto di risultati che fanno sempre bene, vincere comunque porta sempre gente di più sul campo, però i risultati che dico io è quello di vedere una squadra combattiva sempre su in campo, che non molla mai e che fa appassionare i tifosi, quindi ti ripeto, il messaggio che stiamo mandando è un messaggio positivo, la risposta che stiamo avendo è una risposta positiva e spero che con il tempo aumenti sempre di più il numero di spettatori e di tifosi al palazzetto. Io non voglio fare il buonista o il volemose bene, però questo è un campionato molto particolare e tutti noi, anche noi addetti ai lavori, stiamo raccontando la pallacanestro come chi gioca e come chi allena nel ricordo di un atleta che si chiama Ivan Fadalà. Quindi penso che bisogna pensare al campo, a far bene e le polemiche, almeno per quest'anno, lasciamole a casa che non ce n'è proprio bisogno. Anche perché, sinceramente, io mi sto appassionando, è un campionato molto bello, equilibrato e competitivo, dove sta succedendo di tutto da una parte nel girone azzurro e nel girone bianco, quindi non vediamo l'ora di vedere l'evolversi di questo girone, o sbaglio? Sì, certo, noi dobbiamo parlare di pallacanestro, poi abbiamo vissuto un momento particolare personale dovuto alla pandemia, adesso, cioè dopo quello che è accaduto purtroppo sulla disgrazia che è successo con la Fortitudo Messina e perdere, secondo me, perdere energie con questioni extra cestistiche mi sembra oltre fuori luogo, ma mi sembra anche un po' esagerato. Stiamo vivendo un campionato, secondo me, entusiasmante, un livello buono di pallacanestro, c'è entusiasmo, la gente ha voglia di vedere pallacanestro e lo si sta vedendo anche sui campi. C'è seguito, la gente ha voglia di Anche divertirsi. con le dirette, perché qualsiasi diretta apri, non soltanto le mie, ma vanno tutte in tripla cifra, quindi vuol dire che c'è tantissima passione, insomma. Certo, c'è voglia di. Ma a noi le partite di pallacanestro servono per dare quelle 2 ore di svago, quelle 2 ore dove la gente vuole crearsi un momento di festa. Il palazzetto deve essere questo, e dobbiamo pensare un po' più a creare, non dico spettacolo, ma una sorta di divertimento, oltre ad averlo noi personalmente, quindi a portare passione in campo e divertimento, lo dobbiamo cercare di trasmettere anche a chi viene a vedere le partite nei palazzetti e chi le guarda dalle dirette. Grazie Umberto, in bocca al lupo per il nuovo derby. A prestissimo. Grazie, grazie mille, ciao Giovanni. Porto Reggio a canestro come Manu Ginobili, come Ginobili. Capitolo Serie D, importanti i risultati sia del recupero che dello scorso weekend e ci proiettiamo verso il big match. Derby reggino, derby dal sapore di vetta tra Botteghelle Basket e Stingers. La gara si giocherà domenica alle ore 18 al palazzetto di Archi. Gli Stingers, che sono in striscia, battono anche la combattiva cestistica gioiese e si propongono come mina vagante di questo campionato.
una giornata sicuramente significativa che si va ad aggiungere chiaramente alla continuazione del campione B femminile, dove si è rialzata la Centro Basket Canzaro di Coach Chiarella. È veramente tutto col nostro appuntamento. Noi torniamo ovviamente nel weekend con le dirette da tutti i campi. E una buona continuazione e alla prossima. Porto Reggio a canestro come Manu Ginobili, come Ginobili, come Ginobili. Vengo dal sud profondo come Manu Ginobili, contro gli Stati Uniti come Manu Ginobili, tra vecchia e nuova scuola come Manu Ginobili, come Ginobili, come Ginobili.